ciao a tutti ragazzi e benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi, benvenuti su questo nuovo video, benvenuti su Ixion. Questo gioco è stato sviluppato dalla Bulwark Studios e il publisher è la Kasedo Games. Lo trovate sulla piattaforma Steam a 33,99€. Ixion ci mette nelle mani una stazione spaziale, devo dire meravigliosa, per quanto riguarda la grafica, l'aspetto, come l'hanno proprio pensata. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo gestirne in sostanza l'evoluzione. Questa stazione spaziale avrà la responsabilità di non far estinguere addirittura la razza umana. Non starò qui a spoilerare perché e come. Insomma, giocando capirete. Alla fine noi, in qualità di amministratore della stazione spaziale di Tycoon, così si chiama, avremo il compito di gestire le risorse, l'equipaggiamento, il commercio, l'esplorazione, la manutenzione, il fabbisogno dei coloni e, ragazzi, veramente, e tanto altro ancora. Ragazzi, ma prima di andare a vedere questo meraviglioso titolo, vi raccomando, per chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate pollice in su, lasciate un commento e non vi dimenticate di attivare la campanellina. Adesso ragazzi andiamo a vedere di cosa si tratta, perché è veramente un titolone, veramente molto molto bello. Iniziamo subito con un nuovo game, quindi scegliamo praticamente quello che c'è di default, insomma, come, perché qualche cosina ne capisco dei city building, insomma, perché poi l'ispirazione è data quella. Lanciamo il gioco, vediamo un attimino. Devo dire che all'inizio sono rimasto un pochino disorientato, perché non è tutto così immediato, però devo dire sono stato poi alla fine colto da una soddisfazione nel capire le meccaniche di gioco veramente uniche, perché una volta acquisite le cose ti rendi conto proprio che è veramente un titolo molto molto bello, come l'hanno pensato, come l'hanno sviluppato le meccaniche di gioco, veramente molto interessante. Ecco, beh, forse una delle pecche principali è quello che purtroppo non l'hanno tradotto in italiano. Questo mi è dispiaciuto molto, perché è un titolo che avrebbe sicuramente regalato un'immersione maggiore, veramente incredibile, perché ci sono tante cose da fare, tante cose da vedere. Ok, io direi di saltare la presentazione, proprio perché è molto bella e andrebbe vista alla grande. Allora, partiamo subito su Tycoon, questa fantastica stazione spaziale. Ok, c'è Eden che ci parla, che praticamente è la nostra intelligenza artificiale di questa stazione, e cercherò di giocare, cercare di acquisire bene il tutorial, quello che ci propone man mano, e di spiegare quello che almeno io ho capito, perché ci sono meccaniche di gioco veramente molto molto interessanti. Vabbè, quindi ci sta introducendo a questa versione di questa stazione spaziale Dolos, e in sostanza è una stazione spaziale a forma di anello enorme, insomma, dove per adesso noi occupiamo il primo settore. Ecco qui subito l'interfaccia. Si parte con tutta una serie di materiali, ecco, sparsi in questa, su questa stazione spaziale, dove noi dobbiamo praticamente sfruttare per iniziare a costruire delle cose. Ovviamente ci guideranno in questi aspetti, quindi saltiamo un po' i dialoghi, tanto alla fine, visto che ci spiegano un pochino tutto. C'è Giovanni Battista, che è uno dei, diciamo, responsabili, che fa parte del consiglio. Ma sta mangiando mentre parlo, come mangia, vabbè. Ok, ci dice praticamente il primo obiettivo che dobbiamo, insomma, con cui dobbiamo avere a che fare, ma io vi farei vedere una piccola panoramica, perché vedo che si è attivato il tutorial da questa parte, perché ci spiega praticamente un po' le meccaniche di gioco, che sono molto molto belle, molto molto interessanti. Facciamo così, fermiamo un attimino questo signore, se
Allora, andiamo avanti perché tanto alla fine, fortunatamente, chiusa la trasmissione, ti viene segnato, ok, in alto a sinistra quello che devi fare. Quindi costruisci un workshop. Allora, mettiamo un attimo la pausa. Io sfrutterei un attimo il tutorial per capire. Ok, le viste, praticamente F1, F2, F3, abbiamo tre possibilità. Quindi tre viste. Ed è molto bella quella interna, quella che stiamo vedendo, dove praticamente piazzeremo tutte le costruzioni. Quella esterna, dove ci permette di vedere la, veramente quanto è bella questa stazione spaziale Tycoon. E praticamente la cosa bella è che poi, quando applicheremo degli aggiornamenti e delle infrastrutture esterne, noi le vedremo proprio costruire, le vedremo visivamente, le vedremo. Noi attualmente siamo orbitiamo intorno alla torre, alla Terra, scusate. E poi c'è il sistema planetario, insomma, nel sistema solare in cui ci troviamo. Quindi la planetaria del sistema. Allora, quindi controllo ci spiega un po' come dobbiamo muoverci, Wasder, le costruzioni. Ok, ci spiega un po' quello che sono le risorse per la costruzione, no? Che sono praticamente i metalli, le parti elettroniche, okay? Ogni cosa che noi inseriamo, cioè ovviamente consuma dell'energia, quindi dobbiamo avere a che fare con questo. Ok, poi ogni struttura ovviamente ha bisogno di un numero di lavoratori che la gestiscono. Quindi overview. Le costruzioni, ok, vanno piazzate in un certo modo, devono essere collegate come tutti i city builder, praticamente con delle strade. Ok, l'assembling, ok, l'assemblamento delle cose, quindi vanno a prendere, insomma, i materiali che vi facevo vedere prima, delle stockpile, insomma, degli accumuli di materiali che, una volta prese con delle stradine, praticamente li facciamo nostri e li utilizziamo per la costruzione. Come avviene il recupero di questi, di queste risorse? Praticamente tramite dei mech e dei trasportatori, sono questi praticamente i settori, molto interessante. Per adesso abbiamo la possibilità di, se non sbaglio, di avere 6 settori. Poi andiamo a vedere, perché giustamente questa enorme Tycoon è gigantesca, però adesso abbiamo a che fare col primo settore. Secondo me in futuro abbiamo la possibilità anche di differenziare le tipi di attività in base al settore. Infatti vengono, diciamo, gestiti i settori individualmente con il totale della popolazione, e se sono felici o meno, o se hanno problemi, insomma, viene visualizzato tutto, e addirittura c'è anche il consumo totale di quel settore. Quindi molto molto interessante. Ok, vabbè, dice poi man mano che andiamo avanti possiamo sbloccare più settori per gestirne in totale 6. Non è una cosa semplice, immagino. La minimappa, ok, va bene, questa ci dice dei vari settori che vi raccontavo prima, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono 6. Per adesso ne siamo sul primo settore, quindi tutto ciò che concerne il primo settore. E ok, poi vabbè, ci dice, insomma, l'energia, le batterie. Abbiamo la minimappa, l'abbiamo vista, la camera controlla, cioè, ok, esteriore, la parte non dopo andiamo a vedere, ok, la popolazione. Ok, quindi per lavorare abbiamo una popolazione da gestire, quindi ovviamente la popolazione dovrà nutrirsi, ovviamente, quindi dobbiamo procurargli il cibo, e hanno bisogno delle abitazioni. La gestione della popolazione, ok, vabbè, teniamo presente, ci sono vari menu che ci spiegano un po' come stanno le persone, se si ammalano, se sono felici o meno. Il time control, ok, per andare velocemente avanti e indietro, insomma, se dobbiamo accelerare il tempo, ci sta. Ok, quindi andiamo a vedere subito con, tanto sono in pausa, con F2, guardate qui che meraviglia, questa è la stazione spaziale che sta orbitando sulla Terra, questa è la Tycoon, ragazzi, che meraviglia, veramente bellissima, veramente stupenda. Man mano che la aggiorneremo, poi vedete, ci saranno delle possibilità, insomma, che andremo ad aggiornare anche l'esterno, possiamo attivarla, quindi un giorno poi si potrà anche spostare questa. Poi con F3... questa è il sistema solare. Noi attualmente ci troviamo, ok, in orbita vicino alla Terra, insomma, in orbita della Terra, quindi giriamo qui e siamo praticamente vicino alla Luna, ok. Adesso seguiamo gli ordini, ragazzi. Premiamo play, andiamo avanti perché... Allora, ci dice subito, costruisci un workshop. Ok, abbiamo il menu di costruzione, molto semplice, il workshop è questo. Abbiamo visto che con il tasto R possiamo ruotarlo, molto bene. Io direi mettiamolo qui dietro, su workshop. Ok. E l'abbiamo costruito. Ok, costruisci degli stockpile. Uno stockpile. Ok, andiamo avanti, vediamo un attimino.
stockpile. Ok, possiamo costruirlo anche qua. Possiamo rigirarlo. Lo mettiamo, io lo metterei da quest'altra parte quasi quasi. Sì, mettiamolo qui, sì. Ok. Ah, ok, dice setta lo stockpile che deve praticamente poter conservare gli alloy, i metalli, insomma. Ok, quindi selezioniamo sul nostro stockpile, diciamo, di insomma, tenere, gestire le quantità di alloy di tutti i materiali. Io direi inizio a collegare con le strade un po' queste... Ok, per poter collegare le varie strade, perché qui le vedo veramente messi male. Cioè, tutto disconnesso, anche perché dobbiamo prendere delle risorse, quindi io direi facciamo così. Per adesso le mettiamo, poi magari si possono anche cancellare queste strade. Ok. Vediamo se funziona questa cosa. Beh, qui facciamo arrivare in fondo. Ok, direi che è abbastanza buono. Ok, quindi per collezionarli clicca sugli alloy. Ah, ok, dobbiamo cliccare sui materiali, ok, per farli recuperare. Quindi qui tutti questi stockpile ce l'hanno lasciate, diciamo, sono risorse che noi dobbiamo utilizzare per poter costruire. Quindi bene, attenzione, stavo guardando che forse posso spostare. Ok, lo mettiamo qui in modo che non dà fastidio, così la voce non si vede sull'interfaccia, perché è molto molto carina. Scusate, lo stavo notando giusto adesso, perché... Ok, colleziona 40 di risorse. Quindi vabbè, procediamo. Penso che ci sono comunque, come vedete, possiamo zoomare e anche ruotare con Q è il tutto. Quindi ci stanno... praticamente stanno trasportando il tutto, ok. Quindi fra poco arriviamo a 40. Ok, l'abbiamo collezionato. Ok, dobbiamo collezionare il tutto. Nel frattempo stanno costruendo. Vedete come si sposta in modo circolare. Molto carina questa cosa. Allora, abbiamo altre possibilità col tutorial. Andiamo a vedere se ci riesce ad aiutare su qualche altra cosa. Ok, le risorse, molto interessante. Le risorse disponibili sono il ferro, ok, con l'alloy, ok, poi c'è il carbone. Ah, che può essere, ok, il ferro può essere convertito in alloy, ok, poi dice il carbone può essere convertito in polimere, il silicone può essere convertito in elettronici, componenti elettronici, l'idrogeno può essere convertito in energia, il ghiaccio può essere convertito in acqua, quindi ok, e l'immondizia può essere solo riciclata. Molto male, perché siamo nel futuro e la monnezza non siamo ancora in grado di farla diventare energia. Molto, molto male. Questa è una grande delusione per quanto mi riguarda. Ok, dice ok, praticamente sull'interfaccia, ok, cioè le risorse vengono contraddistinte con questo simboletto. Lo storage, ok, quindi possiamo conservare le cose nei vari storage, ok, selezionando l'apposita risorsa. Supply, ok, questo abbiamo visto come poter prendere praticamente, ok, dagli stockpile i materiali. E il trasporto, ok, questo è molto interessante. Gli stockpile vengono presi, insomma, le risorse vengono prese da due unità, una addirittura intrasettore trasporto, cioè all'interno del mio settore, settore 1 in questo caso, ma poi addirittura possiamo se avessimo un altro settore, settore 2, ci sono delle unità che sono inter-sector trasporto, cioè praticamente trasportano addirittura la merce da un settore all'altro. Molto interessante questa cosa qua, molto molto carina. E next transmission. Mr. Dolos has made it abundantly clear when it comes to security. Given the importance of the tycoon, we must Emma have full control over what is happening inside the station. My name is Emma Klein. Ci sta praticamente introducendo. Ci sta presentando che è una scienziata e membro del consiglio, pure questa. Quindi tutti diciamo i personaggi più importanti ci stanno comunicando, insomma, che cosa fare, come organizzare il lavoro e la Tycoon, questa enorme nave spaziale, stazione spaziale.
Ok, andiamo avanti. Tanto ci viene detto comodamente con la finestrina, con grande sintesi. Tutorial, vediamo un po' che cosa ci ha introdotto. Ok, la popolazione, molto interessante. Abbiamo una popolazione da gestire, quindi però possono avanzare delle richieste. La popolazione ovviamente va a modificare, insomma, il giudizio che ha dell'amministrazione questa. Quindi è molto carina questa cosa. Ok, tutto qui però. Niente di che. Facciamo close transmission. Ah, infatti c'è già una richiesta. Risolvi il... un evento, questo contrassegnato da questa rendering, insomma, c'è un evento. Clicchiamoci, vediamo cosa vogliono. L'amministratore, ok, ok, i member. Allora, diciamo, la popolazione non ha accesso al cibo. Mazza, ci credo che sono incazzati neri. Va bene. Dice costruisci una messa, una tipo una mensa, ecco. Ok. E prendi il cibo per adesso dagli stockpile. Quindi nei materiali che ci hanno dato c'è anche del cibo. Quindi pensavo di doverlo generare io, invece a quanto pare no. Va bene. Ok, abbiamo capito. Piazza una mensa. Dove la mettiamo sta cosa? Quindi space, no, factory, popolazione, food. Ok, eccola qui. Messa al, ok. Quindi la mettiamo, ruotiamola, la mettiamo proprio all'entrata, no? C'entra di qui, no. Vabbè, qui... capite, è molto importante la gestione degli spazi, ovviamente, in questo gioco, perché è limitato e poi dobbiamo cercare di capire come meglio accedere a tutto. Poi magari si può anche pensare di distruggere una strada e rifarla per ottimizzare. Allora, parliamo un po' di questa interfaccia molto, molto, molto interessante che abbiamo qui su. Ovviamente tutte le risorse... con cui siamo stati introdotti sono contrassegnate qui con la loro quantità, quindi possiamo praticamente vedere tutte le risorse come il ghiaccio, il mangiare, la cryonic pods, non so, penso forse per curare chissà i nostri cittadini, insomma. Poi ci sono anche dei punti scienza che non ho idea di come utilizzare. Poi c'è una barra gialla che ci dice: attenzione, il settore 1, la nostra Tycoon, consuma praticamente attualmente 19 di energia per un totale che può avere di 60. Penso si possa aggiornare questo, non è il limite massimo. Poi c'è l'integrità della struttura della stazione spaziale Tycoon. Ah, quindi ne abbiamo 41 available. Quindi ancora per arrivare, quindi ci dice anche la rimanenza. E questa invece è la fiducia, diciamo, posta dei cittadini verso l'amministrazione. Si è riattivato ancora un ok, il mangiare, ok, mess hall e food storage. Ah, quindi anche il food storage. Quindi dobbiamo creare anche un food storage, credo, eh. Crea un secondo stockpile. Ok, quindi mi sa che dobbiamo convertirlo. Ok, come per il cibo, insomma. Mettiamolo qui vicino, ok. Ma magari qui. No, non ci va per un po'. Poco, veramente molto poco. Vabbè, mettiamolo qui. No, è troppo attaccato. Vabbè. Ok, l'abbiamo messo qui. E vediamo un pochino se lo costruiscono. Quindi stavo dicendo, molto interessante, come vedete, ovviamente se andiamo su lo stockpile che avevamo prima relativo al ferro, qui ci dice che consuma 3, ci sono 5 lavoratori per la gestione di questo deposito, insomma. Quindi come vedete tutte le infrastrutture, anche questa mi sa, questa addirittura consuma 5, la stanno costruendo mi sa, non so se è già pronta, no, ok, non è ancora completata la costruzione, va bene. Sta finendo, insomma, la costruzione della stockpile. Ok, l'abbiamo finita, ottimo. E ci suggerisce adesso giustamente di settarla per il cibo. Quindi lo stockpile ovviamente dobbiamo settarla per il cibo, rappresentato dal grano. Molto bene. Ok, un'altra trasmissione. Andiamo nella trasmissione.
Ok, clicca sul cibo. Ah, e colleziona. Quindi dobbiamo cercare il cibo da queste parti, ragazzi. Ah, eccolo qui praticamente. Quindi clicca per collezionarlo nel deposito. Ok, quindi è un'azione tipo manuale. Nel frattempo c'è un nuovo membro del consiglio che ci sta parlando, che era un filosofo, filantropo, non so, una cosa del genere. Ci ha salutati con bonjour, quindi deve essere di origini francese. Va bene, vediamo un po' cosa vuole. Saltiamo tutte le conversazioni. Peccato che non è in italiano, questo ve lo ridico. Ok, dice 100 crew with mess hall. Ah, dobbiamo sfamare le persone. Ok, 100 persone con la nostra, insomma, mensa. Va bene. Costruisci un cargo ship nella docking bay e costruisci un'astronave scientifica sempre nella docking bay. Penso sia questa la docking bay, ragazzi. Vediamo. Sì, possiamo costruirlo, docking bay. Vediamo un po'. Abbiamo 3 slot. Vediamo un attimino. Possiamo creare la cargo ship. Diceva, sì, questa. Ok, abbiamo bisogno di recuperare delle risorse che sono il polimere. E poi che cerchiamo di costruire anche l'altra, quella scientifica, ok, per le scienze, va bene. Sinceramente tutorial explain. Ok, vediamo un attimo il tutorial nel frattempo. Credo di aver fatto le cose giuste. Vediamo che cosa si è attivato. Esplorazione. Ah, interessante questa, eh. Abbiamo la possibilità, quindi, ecco perché ci fa costruire l'astronave. Abbiamo la possibilità di utilizzare l'astronave scientifica per, ok, per andare in altri punti. Ah, e raccogliere, capito, i punti scienza. Che figata. Ecco come facciamo a incrementare i punti scienza. Io penso che poi alla fine i punti scienza accumulati tramite le spedizioni che faremo con questa astronave servono praticamente per in sostanza ampliare, secondo me, quello che è le conoscenze, no? Le tecnologie che abbiamo a disposizione. Vediamo un attimino, adesso abbiamo un altro evento. Vediamo l'evento. L'amministrazione, ok, ci dice. Ah, ci sono dei persone che non hanno una dignità, cioè nel senso una dignità, non hanno posto per cui sai, dei barboni, insomma, ok, poiché non ci sono abbastanza posti. Ha bisogno di nuovi quartieri, insomma, per ospitare sti barboni che stanno in strada. Dice, ok, me ne occupo io in 12 cicli, che non so cosa sia, se allo scorrere del tempo segnato in questa astronave, insomma, possiamo, insomma, soddisfare questa cosa oppure no. Ok, cerchiamo di soddisfare così che abbiamo anche le meccaniche del gioco. Io penso che ci sia un tempo. Nel frattempo stanno mangiando questi 84 di 100, molto molto bene. Quartieri, ok, provvedi a costruire dei quartieri. Aspettate però, costruire dei quartieri, ma andiamo a vedere un attimino come si può fare, se c'è popolazione. Eccoli qui, quartieri ce l'abbiamo, però come facciamo? Dove li mettiamo? Quanto sono grossi? Potremmo metterli qui, no, qui dietro non va bene. Potrei fare dei quartieri all'entrata. Sì, potrei metterne 1, 2, 3. E poi dobbiamo fare una strada qui. Che poi non so, questo mi sembra un collegamento verso l'altro settore, bisogna capire. Attenzione, eravamo 85, siamo 84. Qualcuno deve essere schiattato, mannaggia la miseria. Se no potremmo metterli qui dietro. Non sono sicuro, qui bisogna pensarci bene, Facciamo una strada così. Se no poi dopo non riusciamo più a farla. Ok, andiamo avanti mentre costruiamo. E poi cerchiamo di un palazzo, possiamo metterlo sicuramente qui. Peccato che non ci va niente. Se no possiamo sfruttare qualche altro edificio. Devo un'altra mensa, forse no. Sono 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, no, non ci va. Possiamo provare e buttiamo via uno spazio dietro. Questa è la cosa che in questa situazione, secondo me, non sono bravo, ecco. Però secondo me le gestioni migliori
proviamo a mettere una qua. Una, due, tre. Non so, penso tre basti, no? Non ne ho idea. Quanti su questi quartieri? Aspettiamo un attimino come, come funziona. Vediamo quanti ce ne possono. Intanto il tempo scorre, dobbiamo assolutamente farcela. Ci manca il polimere, ma qui non possiamo andare. Dovrei prenderlo qui, ma non, non riesco a prendere questo polimere, queste sostanze. Devo costruire ancora un'altra strada, penso, perché non a quanto pare non lo va a non prende le cose. Quindi qua devo fare così. Vabbè, facciamo così. Però che palle costruire una strada solo per fargli andare a prendere questo polimere, perché vedo che sia 15 pezzi, 50 direttamente qua, però non riesco a perché sembra che la costruzione dell'astronave sia ferma, sì. Eh sì. E vabbè, vediamo un attimino. Nel frattempo cerchiamo di capire un attimo. Ah, c'è anche qua, guarda altro, Si potrebbe pensare anche di costruire un'altra strada qui, così siamo sicuri che peschiamo il tutto. Ecco, più di così, ragazzi, non so. Penso dovrebbero riuscire a prenderlo questo. Ok, intanto gli edifici sono stati costruiti. Allora, quante persone sono? Ah, 15 addirittura, niente, pochi. Molto pochi, ragazzi. Per la miseria, io mi aspettavo che era molto più grande. Quindi qua ce ne vogliono un botto, secondo me, E allora come facciamo? Dobbiamo costruire delle strade. Ok, costruiamole così. Vediamo un po' di soddisfare la richiesta di questi signori. Lì no, vorrei lasciarlo così per capire se c'è la possibilità di... Ma mi sa che ce ne vuole qualcun altro ancora, Molti edifici, non mi aspettavo così tanti. Interessante sta cosa qua. Possiamo anche accelerare per vedere un attimino. Pure perché dovrebbero finire le strade, altrimenti siamo fregati. Ok, le strade l'hanno finite, infatti ci sono questi robot che stanno costruendo il tutto. Ok, siamo saliti a 60. Mi sa che ce ne vuole ancora un altro edificio, non lo so, vediamo un attimino se riusciamo a soddisfare la richiesta oppure. 60. Vediamo un attimino. 75, ce la dovremmo fare, penso. Forse pure qualcosina in più. Comunque, vabbè, l'importante è che sono stati soddisfatti i cittadini, altrimenti non so cosa può succedere. Si ribellano, ci riempiono di botte, non lo so. Ok, l'abbiamo fatto. Molto, molto bene. Ok, quindi siamo riusciti a soddisfare questi signori. Molto bene. Tra l'altro, ragazzi, vedo un'icona qui che dice, guarda che... non ci sono... Insomma, si ammalano, le persone stanno morendo, si ammalano. Quindi devo fare qualcosa. Vediamo un po' se c'ho qualche cosina. C'è un'infermeria, potrei mettere... Eccola, eccola, ci va? Dai, finalmente, l'infermeria la mettiamo qua. Ho trovato qualcosa che va finalmente a rimpiazzare questa cosa. Molto bene, andiamo veloci. Vediamo un po' se riusciamo a costruire l'infermeria. Si toglie quest'icona malevola, che non mi piace per niente, perché... se la popolazione si ammala è inutile, poi non ci lavora, ed è un gran casino. Vediamo un attimino, siamo per finire.
Vediamo se ha funzionato l'idea. Ok, ce l'ha tolta. Molto molto bene. Quindi ci ha tolto anche l'icona. Quindi abbiamo capito quest'altra meccanica. In sostanza l'icona in giallo lì sotto significa che sono, devi, sono richieste, diciamo, del, per tutelare i cittadini. Eppure mi sembrano, mi sembrano collegate bene. Ah, forse ho capito, ragazzi. In realtà non lo prendono perché non abbiamo creato uno stockpile, cioè un deposito per contenerle. Sono proprio un provolone. Secondo me se lo metto qua. Allora aspetta, giriamo. Non vedo com'è. Ok, questo lo giriamo qua. Secondo me, ecco perché dobbiamo costruire un deposito per contenere questo tipo di risorsa. Altrimenti giustamente non riesce. O quantomeno chissà, uno può contenere due risorse? No. No, non può farlo. Vabbè, vediamo se questa cosa mi è venuta funziona, ragazzi. Perché veramente, perché mi sembrano collegate bene le strade. Secondo me è proprio la gestione. Ok, adesso clicchiamo e gli diciamo: guarda, devi prendere. Questo era il polimere. Ok, vediamo un po' se ecco, vedi, adesso possiamo cliccare. Ok, va bene, ho capito. Ho capito, avevo sbagliato io. Non avevo capito questa meccanica del gioco. Quindi è particolarissima. Quindi ovviamente devi avere, per poterla collezionare, devi creare il relativo diciamo deposito. Quindi adesso dovrebbe partire anche la costruzione di queste astronavi. Interessante, bello, bello veramente. Nel frattempo, mentre costruiscono il tutto, ci andiamo a fare una bella camminata fuori. Ragazzi, mamma mia, bellissimo, devo dire. Veramente bella la grafica, hanno fatto un bel lavoro. Noi siamo qui, stiamo orbitando. Guardate che meraviglia. C'è anche la reclama, è Tycoon. Non vedo l'ora di attivare questi razzi, perché alla fine, secondo me, possiamo anche spostarci ed essere una grandissima cosa. Molto 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 bella. Tra l'altro poi ci sono nel sistema solare anche delle missioni. Abbiamo capito che con la nave scientifica possiamo andare a fare per raccogliere punti scienza, ma secondo me anche altro. Probabilmente magari ci sono degli imprevisti, delle cose. Bella, bella, bella grafica. Allora stiamo costruendo. Ok, vediamo un attimino se riusciamo ad andare avanti. Ragazzi, scusate, il video verrà un po' lungo, ma ci sono tante cose da sapere, secondo me. La prima astronave è andata. Questa è la seconda, ok. Tutorial attivo un'altra volta. Space Interaction, ok. Quindi ci sono tre tipi di astronave. Il Mining Ship, la Cargo Ship Priority. Quindi Cargo Mining. Questo che cos'è? Cargo Ship Mining. Ah, puoi costruire una dock in bay, addirittura un'altra. L'esplorazione con la nave scientifica, ok. E raccogliamo i punti scienza. Poi i punti ricerca, punti scienza. Poi abbiamo il mining, quindi possiamo anche andare sui pianeti ovviamente a minare. Quindi, ok, questa è una cosa positiva. E poi abbiamo il cargo ship property, ok. Quindi abbiamo un bel po' di cose. Nel frattempo adesso cosa stiamo facendo? Ok, una è pronta. Non ce l'abbiamo assegnata, quindi andiamo nella relativa mappa. No, c'è la fleet manager. Ok, abbiamo la possibilità di gestire la flotta. Ok, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a recuperare il cibo, abbiamo detto. Perché attualmente, se no ci finisce la scorta e siamo bel che morti. Praticamente sì. Quindi la nostra astronave adesso. Ok, che sta succedendo? Ah, è arrivata, come vedete, quindi è arrivata e ci sta dando del cibo che è nel deposito. Poi il deposito fornirà la mensa. E questa cosa funziona, sembra funzionare molto 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 bene. Quindi qui ci si assegnano le cose. Ok, abbiamo l'astronave della scienza. Andiamo a vedere sul pannello della flotta. No, non c'è, non la vedo quella della scienza. Quindi andiamo su quella lì, sul sistema solare. E abbiamo, ed eccola, Hope, speranza si chiama, che bella. Clicchiamo su, possiamo dirigerla. Ok, dove vogliamo? Andiamo sulla luna, perché c'è questo punto interrogativo. Ci vuole 0.2 cicli. Ok, vediamo un attimino, si sta spostando la nostra astronave. A science ship has arrived at its destination. Dice è arrivata sulla luna. Ok, perfetto. Vediamo un attimino.
sommario ok, possiamo praticamente, abbiamo una commissione da fare, possiamo ripristinare l'energia su questa nave, insomma, questa stazione spaziale, non stazione, questa base spaziale sulla Luna. Che cosa facciamo? Possiamo violare la sicurezza o smantellare la base? Io direi, ok, cerchiamo di violare la sicurezza, magari c'è qualche cosa di importante che può venire fuori. Ok, quindi ha un suo tempo di elaborazione questa cosa. Nel frattempo, tanto la nave cargo ci porterà comunque del cibo avanti e indietro, quindi cosa buona e giusta. Vediamo un po'. Infatti abbiamo accelerato per vedere un attimino. Our science ship team has completed a Ok, task. abbiamo finito il task, vediamo un po' cosa dice. Ok, siamo riusciti ad hackerare, insomma, i sistemi. Abbiamo, ok, guadagnato dei punti ricerca. Ne abbiamo 10 a disposizione, ok. Ok, adesso smantelliamo la base, così magari possiamo poi ricavare qualcos'altro. Cosa sta facendo adesso? Ah, ok, 10 punti a disposizione. Insomma, col tempo che passa siamo, insomma, dobbiamo acquisire questi. Quindi li abbiamo trovati, ma col tempo che passa possiamo acquisire questi nuovi 10 punti scienza, che potrebbero ritornarci utili sicuramente in eventuali ricerche scientifiche, cose che possiamo fare. Ho accelerato un pochino per portare avanti, insomma, quello che è questa A ricerca. science ship team has Ok, completed a task. abbiamo completato il task, quindi abbiamo trovato, wow, pronti per estrarre 90 punti di scienza e poi 30 di materiali, quindi è una cosa figa, abbastanza figa. Ah, quindi siamo qui, praticamente inizia a prendere questi punti e li accumuliamo con la nostra astronave. Molto molto buona. Attenzione, andiamo ancora sul. Questo cos'è, il segnale di pericolo? No, vabbè, sono delle notifiche. Tutorial, ok, vediamo cosa succede. Tecnologia, aggiornamento della tecnologia. Ok, quindi abbiamo la possibilità di creare un The Tech Lab, che ci permette di sviluppare un albero tecnologico. Ok, quindi possiamo sbloccare con i punti scienza nuove tecnologie. Questa è una cosa bellissima, ragazzi. Possiamo anche aggiornare e ottimizzare la nostra nave scientifica. Ragazzi, un botto di cose. Vedete, veramente tanta roba. Per gli appassionati, secondo me, questo gioco qua ti fa uscire fuori di zucca. È una cosa bella. Collezione punti scienza 97 e costruisci un tech lab. Vediamo un po'. Possiamo fare questo. Tech lab, che cos'è questo? Possiamo farlo? Mamma mia, ma è enorme sto coso. E io dove lo metto? Mamma mia. Non mi aspettavo così grosso. Cioè, è enorme. Dove lo vado a mettere sto coso? Accidenti. Tra l'altro abbiamo anche sbagliato la posizione. Potremmo metterlo qui dietro. Mamma mia, occupa di tutto di più. E va bene, dai. Mettiamolo qui. E va bene, dai. Intanto collezioniamo un'altra roba. Tanto qui, secondo me, per costruirlo ce ne vorrà 12 di energia. Guardate come è cambiata la nostra struttura dalla Tycoon. Le nostre esigenze da Tycoon. Addirittura adesso stiamo 39. Stiamo fornendo 39 di energia. Rimangono solo 21. Per la miseria, ragazzi. Quindi le cose stanno andando alla grande. Però ci stiamo evolvendo. Però, insomma, ci sono sempre più esigenze. Insomma, io quasi quasi per il cibo c'ho un po' di paura. Prenderei. C'è un altro slot disponibile. Io quasi quasi costruisco. Ho una nave, giusto per capire che ci va a prendere risorse o il cibo per la popolazione. Qua stanno morendo tutti, porca miseria. Però sono curioso di vedere l'astronave. Così facciamo tutte e tre le tipologie. Più per voi che per me, alla fine, per capire un attimino. Ok, abbiamo costruito questa. Adesso vediamo un po' cosa possiamo fare con questa astronave. Secondo me, se non sbaglio, sulla mappa principale, che ci andiamo con F3, non ce l'abbiamo qui, quindi aspettate. Possiamo, qui okay, sulla flotta, possiamo gestirla. No, forse non è ancora pronta, perché sennò verrebbe fuori qui. Ah, infatti la sta costruendo. Costruisci un tech lab, lo so, lo sto facendo un attimo. Quindi si stanno costruendo due cose.
Tech Lab, abbiamo detto, e anche la nostra astronave, che dovrebbe essere quella che ci permetterà di estrarre le risorse. Importante, importante. Ok, vediamo infatti nella flotta, eccola qui, Mining Ship. Che prendiamo? Io direi andiamo a prendere... risorse per mining, questo cos'è? Risorse di mining, io direi prendiamo altro ferro. Vabbè, per adesso andiamo così, ma può cambiare, ah, quindi in base alla quantità, ragazzi, avevo notato, priorità alta, priorità media e priorità bassa. Se clicchiamo una volta, priorità alta, priorità media, quindi possiamo per esempio farne anche due, volendo così. Che ne so, per esempio mettiamo priorità alta ferro e poi invece prendi anche del polimero, insomma, priorità media. Basta priorità anche, giusto per vedere se funziona, anche questa, il ghiaccio. Vabbè, vediamo cosa fa, sinceramente. Nel frattempo stiamo finendo la nostra struttura del ramo tecnologico, veramente molto 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 interessante, molto bello. Ok. Fine della trasmissione. C'è un altro responsabile. Ah, relativa alla... riguarda la medicina del concilio. Andiamo a vedere direttamente, saltiamo tutti i dialoghi, tanto ci viene fuori con la richiesta. Costruisci un vol engine. Ok, ricerca un Eva Airlock sulla tecnologia dell'albero. Ah, di questo. Ok, quindi abbiamo costruito questo. Andiamo a vedere cosa possiamo ricercare. Possiamo ricercare l'Eva Airlock. Questo vuole che noi facciamo. D'accordo. E come facciamo però? Prima di... ah, dice che addirittura produce comunque uno di energia per ogni ricerca leva lock. Ah, occorrono 30 di scienza. Questa non l'ho capita però, eh. Perché dovremmo poterlo selezionare. Produce uno di scienza ogni 30 cicli. Va bene. Però io voglio... questo è il ramo tecnologico. Ah, quindi devo cliccare su research. Che provolone. Ok. Ah, ok, ho sbagliato io a capire. Va bene. Quindi adesso dovrebbe essere... sì, la ricerca è dovrebbe essere pronta. Vediamo. Beh, sta ricercando questo tipo di tecnologia, leva Airlock. Ah, 24%, quindi... e beh, diciamo è molto chiara l'interfaccia, però una volta che l'hai capito, diciamo è poco intuitiva secondo me, però una volta che l'hai capita ti rimane, cioè nel senso che... addirittura ragazzi qui 51 di 60, 9 di energia, i Vibble, cioè qua ce la vediamo proprio brutta, per la miseria, stiamo andando avanti, quindi... nel frattempo mi stanno continuando a morire le persone, non so se di fame, sì penso di fame, mannaggia la miseria. Ok. Costruisci un Eva. L'abbiamo ricercato, sì. E adesso dobbiamo andare. Cosa dobbiamo costruire adesso? Spazio. Ah, questo dobbiamo costruire. Ah, un altro affarone del genere. La miseria, ragazzi. Enorme sto coso. E come faccio a metterlo? Dobbiamo togliere sta roba qua. Dobbiamo toglierla sta roba. Cioè non si può togliere. E distruggiamo la strada. Accidenti. È veramente enorme questa parte di... eh sì. Mannaggia. Devo per forza togliere sta roba. Vediamo un po' se togliendo le strade, sinceramente, se no devo mettere un altro stockpile per togliere un attimo il ferro da mezzo.
Ok, la mettiamo qua. Questo facciamo raccogliere altro ferro, così togliamo tutto il ferro da mezzo qua. Vediamo un attimo di accelerare, perché devo pulire questa zona per poter mettere l'airlock, che è gigantesca, una cosa meravigliosa, però dobbiamo assolutamente capire. Ecco, lo sta togliendo già, stanno togliendo sta roba. Ok, vediamo un po'. Qui abbiamo la possibilità, sì. Ok, stanno togliendo anche questo. Ah, quindi se clicchi su ti dice cosa fanno. Ok, andiamo a vedere un po' se riescono a togliere anche questo. Tra l'altro, vediamo un po' se l'airlock ci dà la possibilità di metterlo. È enorme, ragazzi, sto coso è proprio gigantesco. Devo riuscire a togliere sta roba, ragazzi. Qui si è riempito anche quest'altro, per la miseria. Non abbiamo fatto proprio niente. Facciamo così, e se lo togliessi la strada. Allora, 100 anche questo. Sto andando solo di... Mettiamo un altro. Mi dispiace però, che stiamo facendo un sacco di cose per... tutto per togliere il ferro da mezzo. Tutti questi materiali, anche perché poi arriva da fuori. Forse secondo me ci conviene, sai cosa? Bloccare la flotta. Allora, togliamo il ferro, perché se no prende da fuori questo. Prendi altre cose, insomma. Pertanto era più che una prova, nessuno ci ha chiesto niente, quindi facciamo così, facciamo sperando di far togliere questa roba, nel frattempo cancelliamo la... Voglio togliere le strade da qua. Aspetta, togliamo sta cosa, sta strada, la togliamo da qua. Tanto qui ci arrivano, no? Sì, ci arrivano. Togliete immediatamente sta roba da sto posto. Ecco, li stanno togliendo. Forse speriamo riescano a toglierlo. Eccoli. Vai. Un altro pezzetto dovrebbero toglierlo. E così abbiamo la possibilità di mettere questa airlock. Dai. Oh, finalmente. Finalmente. Quindi questa gestione ha funzionato. È stato un po' problematica, però. Allora, io direi togli tutto. Poi ci gestiamo meglio la cosa dopo, secondo momento. Ok, vediamo un po'. Mettiamo l'airlock, adesso dovrebbe funzionare. Oh, guarda che bello. Ok, lo mettiamo qui, in fondo. E la cosa bella, dobbiamo metterci una strada adesso, perché deve essere collegata. Quindi facciamo così. Collegherei così il tutto. Ok. E cancelliamo queste qua, perché così. Ok, ci sta. Mi piace, ci sta e mi piace. Vediamo un attimino che casino nella gestione. Allora, sicuramente diciamo che io non sono uno dei migliori per quanto riguarda la gestione, la logistica e la predisposizione di queste cose. Però diciamo ok. Vediamo un attimino qui che cosa ci dice. Workplace safety. Ok, ci dice praticamente okay, che i lavoratori devono lavorare in condizioni ottimali. Ah, e anche gestione della sicurezza dei lavoratori. Ammazza, proprio andiamo bene. Andiamo proprio bene, ok. Andiamo avanti, vediamo cosa. Sono curioso di vedere che cosa si può fare da questo airlock. Nel frattempo c'è un'altra richiesta, vediamo cosa vuoi. L'amministrazione. Ok, ci dice che praticamente hanno bisogno di altri membri. Ok. Docking bay, va bene. Facciamola, sta docking bay. Costruisci un Eva airlock e poi porta dei lavoratori dalla un shabby a bordo. Cioè, che significa da... scusatemi. Possiamo usare la nave cargo perché... Qui sì, 20. Praticamente sì, possiamo prenderli tutti e 20 e li portiamo a bordo. Ma perché? Perché nella mappa principale ho visto questo Ujabi qua.
è un'astronave dove noi ci riforniamo col cibo, quindi dovrebbe portare anche dei anche delle persone a bordo, quindi possiamo, ecco, li trattiamo tipo materiale, che non è proprio il massimo, però diciamo ci fa. Ok, abbiamo completato la quest. Ok, ci rimane soltanto la costruzione di questo airlock. Sono curiosissimo di vedere che cosa succede, poi che cosa dicono. Ah, vedi, nel settore ci sono dei barboni, dei homeless, perché non hanno le abitazioni. Sappiamo bene che possiamo costruire un'altra casa per la popolazione, altre case, perché evidentemente sono. Ok, facciamola, possiamo gestirla. Vediamo un pochino, anche perché siamo aumentati a 98, quindi le persone non ci vanno giustamente. Molto molto interessante. Quindi come vedete la gestione è veramente articolata, complessa, c'è tante cose da tenere presente, quindi veramente molto molto bello come gioco, mi sta piacendo moltissimo, veramente molto bello. Tra l'altro dovremmo roteare ogni tanto il sud, per capire. Che è successo? Blackout, praticamente la corrente non c'è disponibilità. Ci credo, abbiamo costruito quell'airlock enorme. Specializzazione, andiamo a vedere. Il settore 1, ok, ci parla praticamente che possiamo gestire le specializzazioni. Quindi il settore 1 potrebbe per esempio essere specializzato in alcune cose, mentre il settore 2 si occupa di altro. Beh, interessante, però qui siamo fregati. Come facciamo? Andiamo all'esterno, possiamo gestire ampliamento di questa gestione, perché non abbiamo più la corrente, il blackout, siamo fregati. Quindi andiamo sulla costruzione esterna, possiamo sfruttare un pannello solare. Sì, sfruttiamo un pannello solare che ci dà più 40 di energia. Sì, facciamolo subito. Facciamolo subito. Tutorial power. Emergenza. Ah, il blackout. Ci spiega come fare con il blackout. Che figata, ragazzi. Veramente pazzesco. Ah, abbiamo bisogno di 10 pezzi di l'airlock in coda abbiamo, però hai capito? Quindi non finisce finché c'è l'airlock in coda. Però un attimo, allora vediamo un po' come possiamo fare. Allora, calma. Il cibo è tutto bloccato, perché praticamente abbiamo questo airlock in coda. Lo possiamo mettere in pausa. Se no, no, possiamo chiedere alla nostra astronave di prendere al momento tutto soltanto questo tipo di prodotto, e anche commerciare invece di cibo e persone al momento. Portaci il polimere qua, è l'unica cosa. Vediamo un po' se lo fanno, perché sennò siamo belli che fottuti. Ma non so se il blackout, ma qui il blackout che si gestisce. 12 e vogliamo disattivare questo un attimo. Ah, ok, a questo punto possiamo andare a costruire un pannello solare. Abbiamo disattivato questo, poi andiamo sull'esterno, costruiamo il pannello solare. Ecco, lo sta facendo. Ah, quindi ok, che figata. Dobbiamo praticamente interrompere, dirottare l'energia verso un altro strumento, ok, disattivare qualcosa per poter finire la costruzione del pannello solare. Adesso abbiamo tanto in più, siamo arrivati a 100. Mamma mia, ragazzi, mi sto innamorando di questo gioco. Adesso però col blackout vorrei riattivarlo e è una figata pazzesca, ragazzi. Questo gioco è veramente pazzesco, molto bello, molto bello. Allora, blackout, abbiamo riportato. Però adesso questo l'abbiamo disattivato. Io vorrei riattivarlo.
Finisci l'implementazione di Wool Engine dal pannello esterno. Aspettate, andiamo a vedere, sono troppo curioso. Wool Engine dal pannello esterno. E dov'è sto Wool Engine? Dobbiamo cambiare gli engine, eccolo. Wool Engine, questo, vogliamo farlo? Sì. Mamma mia. Quindi sta, ok, abbiamo preso 100 di materiale, tantissimo, per poter costruire questo VHL Engine. Vediamo un po' se finisce. Molto interessante, veramente molto interessante. Ok, Eva, airlock task in coda. Guardate qua, si sta costruendo un botto di roba, che meraviglia. Quindi cambia proprio la struttura, guardate che bello, cioè veramente. Tutto di più. Ok, ci siamo, eh. All'interno però dovevamo capire un attimino, che meraviglia, ragazzi. Benissimo, ragazzi, veramente molto bello. Vediamo un attimo qui. Mi dà fastidio che è disattivato, perché? Ah, ma qui forse posso riattivarlo. Oh, che bello, era così semplice? Sì, assolutamente sì. Quindi singolarmente possiamo disattivare l'energia di tutti. Che meraviglia. Abbiamo costruito il tutto. Il settore ha una fame della miseria, perché giustamente io nel cargo adesso non sto prendendo più fermo il cibo. Ok. Che è successo nel frattempo? Cost transmission. Tutorial production base. Che meraviglia, ragazzi. Qua stiamo andando proprio alla grande. Ok, c'è da rimanere. Prendi dei 100 dei persone da Tycoon. Scusami, nel Tycoon c'ho bisogno di 100 persone. Ma cosa sta facendo? Questa è un'altra richiesta. Ah, costruisci 3. Che schifo, farm, 3 fattorie di insetti. Mamma mia, che schifo. La cosa più brutta che potevi dirmi di fare. Io lo farò per farvi contenti, però è una cosa disgustosa. Proprio gli insetti per me. Mest hall, population. Vediamo un attimo, space. Ah no, devo prima ricercarli forse. E infatti non abbiamo ancora scoperto. Possiamo utilizzare 30 punti, ne abbiamo 70. Se cerchiamo di studiare come creare questa schifezza delle fattorie di insetti. Va bene, nel frattempo volevo dire all'astronave. Ah, ok, vai a prendere anche 100 persone qua di, per poter, vabbè. Ok, quindi insomma viaggiano e mentre va, tra l'altro dobbiamo prenderle sempre da questa stazione spaziale vicina, vediamo, ok, dalla Urshanabi, che sono insomma dei nostri alleati, dei nostri, commerciamo con loro, sono delle persone che ci possono offrire, qui ci dice anche possiamo vendere del, ma in sostanza forse solo questo tipo di materiale. Ma qui con la nostra astronave siamo fermi, siamo fermati, ma noi potremmo andare anche su altri pianeti. Ecco, qui per esempio su Marte c'è altra roba da, vai e cercami qualcosa di buono poi quando arrivi lì. Vediamo un pochino. Ah, cerco, c'è ancora bisogno di spazio. Dobbiamo costruire altre strutture per ospitare questi barboni qua. Sta povera gente che è messa male. Ok, possiamo mettere anche un'altra qui. Va, basta adesso, investire in questo. Troppi barboni. 158 persone, siamo diventati tantissimi. Che bello, siamo andati avanti. La vedo proprio critica la cosa, però. Vabbè, rompiamo il tutto perché almeno togliamo sta roba da mezzo. Ok, research di una farm. La farm è finita. Aspetta, oh, dobbiamo costruirle però. Andiamo a vedere. Cioè, adesso sul food. Esatto, quindi la ricerca è finita. Abbiamo la possibilità di inserire queste farm. Queste schifezze degli insetti qua. Allora, vediamo un po'. Allora, no, ma perché ne mettiamo due qua? No, qui non ci va, maledizione. E mettiamo una qua, due qua. Penso ce la facciamo, no? Le giriamo e una qui. Ok, di fronte. Quindi queste farmacie per insetti qua
Nel frattempo abbiamo recuperato praticamente tutte 100 persone dai nostri alleati. Quindi abbiamo la bellezza di 198 persone, ma qui veramente incredibile la cosa. Molto molto bene, stiamo andando avanti alla grande, ragazzi, eh. Once you reach Proxima Centauri, before you do so, Vanir Dolos, Marduk Council founder and Dolos CEO, wants to talk to you. Okay. Next transmission. Hello, Administrator. I'm glad to see that you have managed to complete your assignment. Okay, che cosa vuole questo signore qua? Tanto ce lo dice alla fine del menu finale. Chiude la trasmissione. Tutor e KP. Quindi abbiamo la possibilità addirittura, come vedete, di poterci spostare attraverso i sistemi solari, perché adesso abbiamo un motore per la gestione. Quindi pazzesco, ragazzi. Muove il Tycoon verso l'orbita della Luna. Quindi selezioniamo la nostra stazione spaziale. Che meraviglia, qui forse seleziono, ok. Possiamo spostarla verso la Luna. Ok, vogliamo andare? Sì, andiamo. Che spettacolo, ragazzi, e si parte qui veramente. E adesso, ragazzi, cosa dire? Un gioco veramente particolarmente bello, secondo me. Veramente ci vuole un po' di pazienza per capirlo tutto. Ma Ixion, veramente sviluppato dalla Bulkwork Studios, è veramente molto molto ben fatto. Il publisher è la Casedo Games e lo trovate sulla piattaforma Steam a 33,99 €. Ci sono veramente tante cose da fare, tante cose veramente molto belle. Tra l'altro, ecco, adesso è attivo il Bull Engine, questo l'engine, questo possiamo praticamente partire verso, come se facesse il salto nel nuovo sistema solare, e tutto inizia veramente, si aprono tantissime possibilità. Va bene, ragazzi, che dire, wow, gioco veramente particolare. Forse non l'ho notato prima, un po' me ne dispiace, ma veramente un bel prodotto. Forse duro all'inizio, ed ecco perché nasce l'esigenza di guardarlo insieme con questa forma di tutorial molto lungo, però una volta capito, ragazzi, veramente regala soddisfazioni incredibili. Adesso ci spostiamo in altri sistemi solari e inizieremo con nuove avventure, aprendo anche nuovi settori, perché tutto ciò che abbiamo fatto era su un settore. Immaginate i 6 settori disponibili del Tycoon, che cosa può darci. Va bene, con questo è veramente tutto. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, è da tutto da Ixion. Ci salutiamo, alla prossima, ciao ciao, ragazzi.